No, io vorrei invece non farvi ridere per niente e parlare di un argomento serissimo, perché vedo che ci sono qui anche molti ragazzi. Allora io vorrei parlare della scuola oggi. Vorrei parlare di chi a scuola ci va, di chi a scuola ci va e ci riva. Di Renzo Bossi. Renzo Bossi. Lo sapete, è stato eletto consigliere regionale della Lombardia. Vedete, a volte con la licenza elementare poi il consiglio non serve. Ancora non se ne capacita, anche perché è un momento che la Lombardia si è in Corsica. Renzo Bossi è quello che ha detto recentemente che lui non è mai stato più a sud di Roma, lo sapete? Ha detto che al massimo è arrivato a Palermo. Naturalmente i suoi hanno esultato, non gli pareva vero, la Gemmini ha detto visto che l'università non serve a niente, è tutto merito di Italia all'università. Grazie a lei Renzo Bossi ha fatto carriera. Renzo Bossi, pensate, ha fatto una carriera così rapida che appena eletto ha partecipato al vertice di Ancore sulle riforme. Come persone. C'era Renzo? Sì, è stato lui che ha proposto di ridurre il numero dei parlamentari da 945 a 1000. Grande incredibile. Renzo Bossi, parliamo di quello che è stato promosso la quarta volta alla maturità antifascista, solo perché era passata la legge rivista, quella che dice che si possono fare gli esami in dialetto. Allora lui ha scelto un dialetto padano, ha scelto il leopontico, che è un virile dialetto della Gallia cisalpina, che è privo di decadenti fronzoli borbonici quali il congiuntivo, l'articolo determinativo. Perché il congiuntivo è comunista, lo sapete? Poi invece agli orali Renzo Bossi si è espresso alla maniera di Alberto da Giussano. Sapete come comunicava Alberto da Giussano con i suoi condottieri? Con lo sguardo. Dice, e Renzo Bossi ci dica quali sono i confini della Lombardia? È da allora che suo padre lo chiama la trota, da quando c'è la scena nuda agli esami. È nato il soprannome. Però la Lega non è soltanto il partito di Renzo Bossi, la Lega per esempio è anche il partito di Roberto Calderoli, il ministro delle riforme, quello che ha fatto un rogo per bruciare tutte le leggi inutili. Dice, beh, ma allora anche legge a personam. Dice, no, quelle sono iniquide. Mi viene a pensare a tutto, quello non si. Roberto Calderoli, quello capito che appoggia Cote e Zaia, Cote e Zaia, sapete quelli che hanno vietato la R486 negli ospedali, la pillola del giorno dopo, come la chiamano loro, perché i leghisti confondono le pillole, no? Sono due cose diverse, la R486 e la pillola del giorno dopo. I leghisti confondono le pillole e questo spiega tante affermazioni di Bossi, capito? Le prende sbagliate. La Lega però è anche per esempio il partito del sindaco di Agro, quello che ha lasciato a pane e acqua i bambini che hanno pagato la mensa in ritardo, che poi non è giusto perché scusa, a quelli che hanno consegnato le liste elettorali in ritardo nel paese gli hanno messo pure il prosciutto. È così. Allora, andiamo avanti però con l'analisi del risultato elettorale e passiamo anche a parlare del Partito Democratico. Il Partito Democratico, come sapete, è andato bene alle elezioni, Bersani l'ha detto non ci sto a definirci sconfitti, e siamo diversamente vincitori. No, è la solita storia, perché da anni il PD è così impegnato, no, a conquistare i nuovi elettori che un po' si dimentica di riconquistare quei vecchi. Cioè, che ormai quei vecchi non gli piacevano. Ecco, però ci sono anche dei vantaggi. Paola Binetti è uscita dal Partito Democratico, si è candidata in Umbria con l'UDC, è andata malissimo, non ha preso neanche il 5% dei voti, è andata così male che D'Alema l'ha chiamata e ha detto torna nel PD perché... dall'estero però arrivano segnali incoraggianti per la sinistra, l'avete visto cosa è successo in Francia? Sarkozy ha preso una batosta, il suo partito adesso è a meno del 38%, la popolarità di Sarkozy è in calo, è così a picco che Sarkozy è uscito dopo aver votato, ha incontrato Carla Bruni e gli ha chiesto l'autografo, ma non è più nessuno ormai. L'altra buona notizia è che anche il PDL ha perso milioni di voti che come abbiamo detto sono andati alla Lega. Berlusconi è preoccupato con questo fatto, non crediate? Allora lui per rafforzare il partito ha dato vita ai promotori della libertà. Sapete chi sono i promotori della libertà?
un po' tipo quelli che vanno a vendere il folletto porta a porta, no? Cioè lui li ha convocati in un albergo e gli ha detto andate porta a porta a fare propaganda al PDL. E quelli erano un po' perplessi, tipo uno si è alzato e ha detto vabbè ma ci sarà un rimborso spese, un altro si è alzato e ha detto vabbè ma potrò continuare a dirigere il TG1? Perché è anche un impegno. Gli ha dato il kit, la valigetta proprio, no? Tipo quella lì del folletto. E solo che quelli del PDL hanno la valigetta che invece che pulire le macchine fa cadere in prescrizione, hanno l'aspirapolvere. E il PDL è andato male naturalmente, però anche per via dell'esclusione della lista nell'Axio, la lista della Polverini, l'avete visto perché hanno fatto un macello. Cioè da dire che il PDL sul territorio è proprio molto disorganizzato, no? Perché con i coni con le firme sbagliate e quelli che non consegnano le liste giuste, cioè l'unica che ha consegnato le liste in tempo è stata l'Andrangheta, l'unica un po' organizzata perché... a proposito dell'Andrangheta, ancora in carcere il senatore Di Girolamo, perché poi questi personaggi no, non se ne parla più, scompaiono e ci si dimentica che sono personaggi che invece hanno preso uno stipendio da parlamentari. Il senatore Di Girolamo è in carcere perché ricorderete è accusato di essere stato votato dall'Andrangheta, cioè l'Andrangheta scriveva il suo nome sulle schede bianche attraverso il faccendiere Gennaro Mobile, uno che quando è stato arrestato in casa gli hanno trovato un busto di Mussolini, e quello dice vabbè c'erano anche metà dei ministri, ma è un po' come il tagliere di Striscia Notizia, no? Oh, ma c'era anche in salotto un ritratto 3 metri per 3 di Hitler. È una notizia vera questa? Voi parlate di TG1, è una notizia vera. Oh, un ritratto per il metri per 3 di Hitler, o come direbbe Niccolò Vietini se fosse il suo avvocato, un ritratto per il metri per 3 di Charlie Chaplin. Entro. Naturalmente questa notizia non l'avete sentita al TG1, il TG1 l'avevo messa, ma perché? Perché non era una notizia così importante, non è poi così grave, dato che Minzolini ha spiegato che al processo di Norimberga Hitler è stato assolto! Assolto! Titolone che si sappia. No, poi tu fai a vedere anche l'intervista ai vicini di casa, dice, ma sembrava tanto una brava persona, lui è quel tizio con i baffetti del ritratto in salotto. Chi l'avrebbe mai detto? Oh, comunque Berlusconi è in difficoltà anche per i processi naturalmente, no? L'ultimo, quello sui diritti televisivi, il premier è accusato di appropriazione indebita del TG1. E Berlusconi allora come reagisce a tutto questo? Reagisce tagliando le intercettazioni naturalmente. Dice, ma perché tagliare le intercettazioni? Quelle servono proprio a beccare i criminali. Dice, no, perché Berlusconi è meritocratico. Cioè, è troppo facile con le intercettazioni, non vuole tutti così. Non so, te senti uno che per dire organizza il telefono al capo della protezione civile, faccio una cosa assurda, così un festino mega galattico. No, una roba così, e lo becchi, però lo so fare anch'io. A parte che poi le intercettazioni, come sappiamo, sono pericolose perché spesso si fraintende. Infatti Bertolaso si è difeso, ha detto no, ma io non avevo chiesto un festino mega galattico, io avevo chiesto un cestino mega galattico per i rifiuti di Napoli. Un cestino di 20 metri di diametro. Oh, comunque Berlusconi ha detto che non bisogna preoccuparsi perché è vero, adesso i magistrati non potranno più intercettare i criminali ma saranno dotati di nuovi e più moderni strumenti di indagine. Sapete quali sono? Ve li vorrei far vedere. Allora, i magistrati saranno dotati di numero 1, 1 pipa, numero 1, numero 1 impermeabile fondamentale, ecco qua. E soprattutto delle repliche del tenente Colombo su Rete 4.